Ciao a tutti e buona domenica a tutti. Oggi andiamo a fare un piatto che sinceramente, personalmente, quando mi si dice che famo da mangiare il petto di pollo, mi viene un po' il magone qui allo stomaco, no? Proprio e rifiuto, forse perché no, l'ho mangiato tanto e quindi sto un po' così. Però oggi un semplice petto di pollo banale, cerchiamo di farlo in una maniera dove diventa un piatto appetitoso, secondo me. Adesso Giorgina vi dice gli ingredienti. Buongiorno a tutti. Allora, petto di pollo, panna, aceto balsamico, vino, rughetta, burro, pepe, sale e farina. Allora, accendiamo il nostro fuoco e lo teniamo bassissimo. Mettiamo il nostro burro. Vedete? E lo facciamo sciogliere. Nel frattempo infariniamo i nostri petti di pollo. Infariniamo bene i petti di pollo, mi raccomando, che è importante. Andiamo a mettere, vedete, un po' si è sciolto il burro, andiamo a mettere i nostri petti di pollo. Aspettate, infarinati per bene. Senti che profumo il burro, Ah sì, eh? Giorgì, sei in forma oggi, Giorgì? Insomma, è la No, domenica. è La cervicale. cervicale, mannaggia la cervicale. Sta diventando vecchietta, Giorgì. Ah sì. Ci mettiamo un po' di sale. E li cuociamo da una parte e dall'altra. Ora vi faccio vedere. Aggiungiamo un po' di vino bianco, ma poco, guardate. Tosto. Quando si sta cuocendo il petto di pollo, andiamo ad aggiungere la nostra panna. Ti piace Giorgì? Yes! È come quello che fai te? Uguale. Che mo tiri da qua, mo tiri da là. Mo tiri da qua, mo tiri da là. Tipo sole de, Tipo so, UFO. no, tipo sole de scarpe, solette quelle che vanno dentro le scarpe, hai visto? È uguale. Magari un po' così, servito così, fatto così, magari è un po' più piacevole, che dici? Vabbè, una volta ci proverò, va. Dai, io la prova, ci va. E Dai. la panna si è ritirata un pochino, aggiungete un filo di acqua, ma poca poca poca, ci mettiamo un po' di pepe e ci andiamo a spezzettare con le mani, così grossolanamente, un po' di rughetta, giusto per dargli il sapore. Senti Cotorino, Giorgi? Che Sì. spettacolo, eh? Vedete, il piatto è pronto, facile, semplice, veloce, però secondo me molto appetitoso. Quindi adesso lo andiamo a impiattare, eh? Voilà! Vediamo, vediamo, eh? Allora, adesso faglielo vedere già. Sì. Ci mettiamo un po' di pepe, vedete? Allora, io l'aceto balsamico adesso lo metto come guarnizione, ma voi prima di spengerlo potete metterlo anche all'interno e girarlo. Io ho preferito metterlo nella guarnizione, ok? Allora, questo è il nostro petto di pollo. Facile, facile, semplice, carino, logicamente. A me se me lo servono in questa maniera è un po' più gradevole, non mi pia un attimo il coso, però secondo me è anche molto buono. Abbiamo fatto un piatto veloce, semplice, essendo domenica, così almeno 2-3 minuti lo guardiamo tutto, se no sai 10 minuti è. Poi stasera invece facciamo una cosa un po' migliore, un po' più complicata, e sai, essendo sera, vediamo di fare qualcosa di meglio.
Io vi ringrazio a tutti e vi faccio una buona domenica. Un bacione grande e grazie sempre di seguirci. Vai, Ciao a Giorgi. tutti!